Un saluto da Matteo Cantile, ben trovati a WISP Magazine. Buongiorno ai nostri ospiti, Tiziano Pesce, presidente regionale WISP Liguria, componente dell'ufficio di presidenza nazionale del WISP. Buongiorno Tiziano, buongiorno anche a Salvatore Carattozzolo, presidente onorario e fondazione del gruppo sportivo Olympic Pra Palmaro. Oggi buongiorno. Olympic Pra Pigliese, questo è il nome attuale. E allora ci sono delle belle notizie, perché ogni tanto si possono dare anche delle belle notizie, anzi spesso lo sport praticato con passione ci dà lo spunto per le buonissime, delle bellissime notizie. Infatti in questa puntata diamo ampio spazio a un momento storico, che è quello della riapertura, della riqualificazione, Pesce, di un campo sportivo che si trova nel ponente di Genova, il campo di Branega di Genova Pra, che appunto il 20 giugno è andata in scena con autorità presenti, insomma grande, grande festa per un impianto sportivo che ha ripreso a vivere finalmente. Proprio così, poi sicuramente sarà l'amico Carattozzolo a entrare nel merito anche della storia del glorioso dell'Olympic, visto che ne è stato il fondatore, ma davvero come WISP un grande orgoglio essere stati al fianco di Olympic Pra Pigliese, delle province dell'Ovest Rugby, in questa bellissima giornata che ha ridato a Pra, al ponente genovese, ma non solo, all'intera città, al mondo dello sport a 360 gradi, ha riconsegnato un grandissimo impianto che per i genovesi ha significato molto, un impianto che negli ultimi anni, poi potremo vedere anche delle immagini che ci ricorderanno come era arrivato appunto negli ultimi anni ad essere l'impianto delle Branega, un grande investimento, un grande impegno appunto degli amici dell'Olympic Pra Pigliese in testa, e lo ha riportato davvero agli antichi splendori, anzi molto di più come vediamo in queste immagini, perché è stato steso un manto di erba sintetica di ultima generazione, doppie tracciature per il calcio, il rugby, davvero un impegno importante che come presidente del WISP davvero oggi ancora una volta voglio sottolinearlo in tutta la sua davvero grandezza. Presidente Carattozzolo, io guardo queste immagini, mi commuovo sempre un po' e sono anche un po' invidioso, perché penso quando noi giocavamo nei campetti che era a terra, io poi giocavo in porta, c'era quella pozzanghera sempre clamorosa, invece adesso si vede un prato assolutamente perfetto anche per chi non gioca in Serie A, e questo è molto bello. Su questo prato si giocherà sia a calcio che a rugby, e questo è sicuramente un bel modo di unire due discipline che insomma sono abbastanza simili, sono nate nello stesso paese nel modo abbastanza simile, e magari una e l'altra possono scambiarsi un po' di cose. Proprio così, una buona introduzione l'ha fatta prima il presidente Pesce, e questa è una realtà che dà grande soddisfazione non soltanto alle due società, all'Olympic Pra Pigliese e alle province dell'Ovest, ma dà grande soddisfazione a tutta Pra e a tutto il ponente genovese, perché si è riusciti, a costo di enormi sacrifici, a riportare una struttura abbandonata da tempo, riportarla ai fasti, più ai fasti di una volta, perché una volta giustamente, come diceva lei, c'era la terra battuta, le pozzanghere, le pietre sulle quali ci siamo tutti sbucciati, ginocchia, caviglie e tutto il resto, e c'è la possibilità quindi di giocare per entrambi gli sport, unico, se non unico, uno dei pochissimi esempi a livello nazionale. Ed è stata la possibilità di entrambi gli sport che ci ha dato appunto la realizzazione di questo campo. Se non ci fossimo messi insieme noi dell'Olympic Pra Pigliese, alle province dell'Ovest, probabilmente non ci saremmo mai riusciti. Ecco Presidente, una giornata storica quella del 20 giugno e anche molto ben frequentata. C'era il sindaco della città, Marco Doria, personalmente non ha mandato il suo assessore allo sport, è un segno che teneva tanto, tantissimo a questa inaugurazione. L'ha mandato, nel senso che c'era lui, c'era il vice sindaco, c'era l'assessore allo sport Boero, c'era l'assessore alla viabilità Ladagnino, c'erano consiglieri comunali e consiglieri regionali, non solo perché erano, come dire, colpiti dall'evento in sé, ma anche per una questione di rapporti personali, e la cosa ci ha gratificati tutti quanti per l'enorme sforzo. Voglio sottolineare un aspetto: se siamo riusciti a realizzare questo è perché molte persone delle due società sportive hanno dato, come dire, le proprie fideiussioni bancarie per poter avere dei prestiti bancari per poter trovare la liquidità per realizzare questo campo. Ho scandito volutamente queste espressioni, perché non forse tutti sanno che
il Comune ha dato un contributo di circa 90.000 euro, è riportato su molte agenzie di stampa, ma le due società hanno firmato fideiussioni bancarie per quasi 400.000 euro. Impegnandosi personalmente con le proprie proprietà personali, con la propria casa dove abitano, per realizzare questo. Quindi credo che in un momento come questo, con le grosse difficoltà che ci sono, è ulteriormente encomiabile l'impegno che è stato assunto direttamente. Certo. Vi invito a riflettere su questo tema, perché non è facile mettere una firma così impegnativa per una cosa che non è un tuo parente, la tua famiglia, ma è lo sport che ami, e questo è sicuramente un lascito che la generosità di queste persone deve essere, noi dobbiamo considerarla e tenerla davvero in grande considerazione. Naturalmente l'estate è un buon momento per fare sport, anche se c'è una cappa sulla Liguria in questi giorni di caldo asfissiante, ma insomma non è mai troppo caldo per divertirsi e fare sport. Dal nostro sito telenord.it, portale peraltro recentemente rinnovato, quindi vi invito ad andarlo a vedere, andiamo a scorgere quella che è la notizia della stagione del calcio estivo in attesa dei campionati ovviamente 2015-2016. E allora non c'è assolutamente sosta, questi sono gli appuntamenti: la grande festa di due giorni allo stadio Luigi Ferraris, test di calcio in gioco per la Gigi Girotti, si appresta ad assegnare gli ultimi titoli della stagione con le finali dei tornei estivi 2015 in programma a metà luglio. Una stagione estiva davvero di grande successo, vedete quanti appuntamenti, li trovate sul sito telenord.it. Pesce, insomma, diamo un quadro dell'impegno anche vostro per quest'estate. Proprio così, Matteo, abbiamo visto proprio dalla notizia come anche ovviamente la stagione del calcio estivo WISP si intrecci appunto con il campo Branega, perché due importanti tornei, due importanti storiche manifestazioni di calcio estivo, il Memorial Pastore dedicato agli over tra la categoria del calcio a 7 over 35 e la Coppa Coldesina che si disputa nel vicino campo Ratto, sempre gestito dagli amici dell'Olympic Pragliese. Appunto sono due tornei che sono entrati a pieno titolo nel palinsesto delle attività estive WISP, grande successo, 48 squadre complessivamente, in un momento in cui appunto ci si è fermati da poco con le finali dei campionati appunto invernali, quindi dal lavoratore a 11 per arrivare a tutte le attività a 7, a 8, a 6 giocatori, ma non c'è sosta, quindi tornei estivi nel pieno, nelle prossime settimane le finali e iscrizioni aperte da poche settimane con un grande successo di adesioni. Ieri è terminato la fascia di tempo entro cui era possibile per le squadre del campionato 11 esercitare il diritto di prelazione, tutte riscritte in asse di partenza, e già ieri in sede WISP in Piazza Campetto già nuove iscrizioni, quindi bello, si continua a lavorare per la prossima appunto annata sportiva. Presidente, insomma, questo campo Branega che darà insomma veramente lustro a una zona, la riqualificazione del campo è una bella notizia di per sé, le potenzialità ora insite in questo campo sono tante, rugby e calcio per tutto un comprensorio che aveva bisogno di una struttura così. Certo, come diceva già anche il presidente Pesce, noi abbiamo anche un campetto a 5 sul quale svolgevamo anche le nostre attività giovanili, mi riferisco soprattutto alla scuola calcio. Il fatto di avere questo nuovo campo quasi regolamentare a 11 ci permette di ampliare ulteriormente le attività, dando spazio ai numerosissimi bambini che vogliono frequentare le nostre strutture e aprendoci anche ulteriori obiettivi, perché noi avevamo nel passato, questo lo dico perché con qualche altro dirigente abbiamo parlato, nel passato avevamo avviato un'attività internazionale con squadre e tornei internazionali, l'apertura di questo del Branega ci permette quindi di riavviare dopo tanti anni di interruzione anche la bellissima esperienza dei tornei internazionali di calcio. Tiziano, tante associazioni all'interno di un'associazione, questo è l'UISP come talvolta ce lo descrivi, l'associazione di Pra è davvero molto attiva, lo dimostra questo impegno nella ristrutturazione del campo, ma insomma anche alle tante iniziative che sono parte del loro lavoro. Proprio così, Matteo, ho avuto il piacere di ribadirlo anche in fase appunto di inaugurazione ufficiale, è un movimento, quello dell'UISP, importante, riteniamo, non solo appunto
nella qualità delle attività ma anche nei numeri ovviamente, quindi Movimento in Liguria che mette insieme qualcosa come 1000 associazioni e società sportive, 70.000 tesserati, e l'ho detto appunto l'inaugurazione, e con piacere lo ridico oggi, l'Olympic Prapegliese rappresenta davvero una delle associazioni tra le più vive. Diceva prima il Presidente Caratozzolo dell'impegno davvero dei dirigenti, del gruppo, degli organismi dirigenti della società, ma davvero sottolineiamo anche tutto quello che l'Olympic Prapegliese è riuscito a fare in termini di aggregazione, di socialità. Lo diciamo spesso, lo sport è agonismo, ma lo sport è anche attività amatoriale, lo sport è benessere, socialità e prevenzione sanitaria, lo sport è volontariato. Anche i dati Istat ce lo dicono, ce lo sottolineano, soprattutto in Regione Liguria il volontariato, diciamo i numeri più alti del volontariato sono proprio nel settore sportivo, e l'Olympic Prapegliese e anche gli amici delle province dell'Ovest Rugby rappresentano proprio questo, e questo impianto darà ancora maggiore possibilità di aggregare nuove persone, nuove famiglie. Parlavamo dell'inaugurazione, ma non dimentichiamo anche tante altre manifestazioni che uniscono sport, socialità, gastronomia, perché no, siamo a Prada, la patria del pesto. Vabbè, abbiamo visto anche delle immagini dell'inaugurazione con la ristorazione, con il ristoro finale, proprio a base appunto dei prodotti tipici nostri genovesi, del ponente cittadino, e tantissime davvero attività, pensiamo alla maratona del pesto, quindi davvero ancora un ringraziamento, un plauso per tutto quello che Olympic Prapegliese fa in termini proprio di aggregazione e di educazione dei più giovani. Abbiamo visto le immagini prima con il bosco che praticamente ricopriva con la sua vegetazione il campo, adesso è uno spettacolo, eccola qua l'immagine che ho visto passare, insomma la differenza è notevolissima rispetto all'attuale. Chiudiamo, Caratozzolo, con insomma anche un moto d'orgoglio secondo me, no? Per quel che deve essere il rinnovato spirito di questo campo, guardate questa porta che fine aveva fatto. No, indubbiamente questa è soltanto una parte, perché si vede non tutto. Basti pensare che è stato rifatto il fondo, sono stati rifatti gli spogliatoi, è stato rifatto l'impianto di illuminazione, è stato rifatto il manto sintetico, meglio fatto perché prima non c'era, sono state rifatte in parte anche le gradinate, è stata ripulita tutta la parte extra campo di gioco. Voglio dire, è stato rifatto di tutto e di più. Non è ancora completissimo, nel senso che manca qualcosa, però lo dico con grande entusiasmo. Se non fossimo stati noi dell'Olympic Prapegliese e provincia dell'Ovest, probabilmente non ci saremmo riusciti. Sarebbe ancora l'erba. Grazie mille, Presidente Caratozzolo, grazie Tiziano Pesci. Si chiude qui la puntata numero 115 del nostro WIS Magazine. L'appuntamento ovviamente al prossimo giovedì. A tra poco.